al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo. Al monumento Memoria Storica in Piazza della Resistenza, con una cerimonia organizzata dal Comune di Pistoia e dal CUDIR, Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane del Centro Studi Donati, si è rinnovato il ricordo dell'uccisione dell'onorevole Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, il 9 maggio 1978 per mano delle Brigate Rosse. Ricordo le cui immagini con il corpo dello statista abbandonato privo di vita tra via Fani e via Stresa restano indelebilmente impresse, segnando uno dei momenti più drammatici della storia della Repubblica. Credo che l'immagine e l'esempio di Aldo Moro sia unico nel suo genere. Era un uomo delle istituzioni fino all'ultimo. Stamattina sentivo raccontare in televisione che andava anche in spiaggia vestito di tutto punto, proprio perché le istituzioni vanno rappresentate anche attraverso l'abbigliamento. Allora ricordiamo il suo operato, ricordiamo la sua capacità anche giuridica, insomma, perché sui suoi testi abbiamo studiato un po' tutto. Oggi facciamo in modo che il suo sacrificio non sia stato vano. Quindi tutti insieme, brevemente e semplicemente, ricordiamo quel sacrificio per richiamare ancora una volta i valori propri della nostra democrazia. Il Centro Studi Donati ha costruito questa memoria già da 41 anni fa e ha fatto questo monumento, diciamo così, di ricordo, proprio oltre che a Di Moro anche agli agenti della sua scorta che si sono sacrificati purtroppo per le brigate, diciamo così, sovversive nei confronti della comunità, diciamo così, nazionale.